tre serate di divertimento puro in abbieno dialetto cirignolano, con una costante: divertirsi divertendo. Così lo è stato per la compagnia teatrale dell'associazione Amici del Buon Gusto di Cirignola nel Foggiano, diretta dal professor Mario Massafra, che per tre serate, da sabato 27 a lunedì 29, ha tenuto compagnia il popolo cirignolano al teatro Mercadante con la decima puntata delle avventure della famiglia Canta la Notte, dal titolo in italiano La famiglia allargata. Una tragicommedia in cui si sono verificate vicende incredibili che ruotano tutto attorno a Ciliuzzo Canta la Notte, interpretato da Angelo Labia insieme alla moglie Gianna Graziano. Ma è logico dover ricordare che tutti sono stati bravissimi, anche perché ci si può divertire divertendosi anche sbagliando qualche battuta, il che il pubblico lo ha ampiamente gradito. E tra l'altro poi nell'intervista che Angelo Labia ha concesso in esclusiva proprio venerdì scorso al nostro telegiornale ha ribadito un concetto chiaro ed importante: il dialetto cirignolano non può passare in secondo piano, è una tradizione della città e deve essere mantenuta alta e costante. 10 anni dunque di teatro in cui i soci dell'associazione si divertono con una grande armonia e si è creata una bella famiglia, e il pubblico lo ha ampiamente applaudito nel corso dei 3 giorni al Mercadante, e l'attesa è anche per il prossimo anno per l'11ª puntata della serie, che si dimostra un cavallo di battaglia tra i più importanti e soprattutto un'ampia risonanza per una città come Cirignola che vuole pensare positivo. Mimmo Siena, speciale news dal Teatro Mercadante, Cirignola, Foggia. Il sindaco di Cirignola, Franco Metta, ha incontrato lunedì pomeriggio il comitato cittadino Moavast, che si batte per il declassamento dell'ospedale cittadino. Dopo le notizie arrivate domenica sera, in cui Emiliano ha confermato la volontà di far rimanere a primo livello l'ospedale Tattarella di Cirignola insieme a quello di San Severo, la conferma è arrivata anche nell'incontro che si è svolto lunedì, in cui sostanzialmente si invita tutti la popolazione comunque a non abbassare la guardia. Le parole del governatore pugliese hanno un pochettino rasserenato la situazione intorno ad una vicenda che con il passare delle ore stava assumendo caratteri davvero importanti e anche di preoccupazione. In giunta regionale Emiliano confermerà nella giornata di martedì questo. Ricordiamo che Cirignola e San Severo rimarranno ospedali di primo livello, mentre per quanto riguarda Lucera si troveranno delle deroghe in base anche alle zone disagiate. Mimmo Siena, speciale news. Un assalto ad un furgone portavalori è stato effettuato nelle prime ore del mattino di lunedì sulla statale 16 bis nel tratto Cirignola-San Ferdinando in direzione dell'uscita San Ferdinando Sud. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un comando composto da un certo numero di persone ha agito con tecnica militare, bloccando le due carreggiate con dei tir messi di traverso. I malviventi successivamente hanno ingaggiato un conflitto a fuoco, ferendo una persona, un vigilante del furgone, che ha subito la lussazione di una spalla. La circolazione è tornata regolare dopo diverse ore ed immediate sono scattate le ricerche con l'ausilio degli elicotteri per trovare gli autori dell'assalto.